Benvenuti a Fatti e Misfatti, nuovo appuntamento. Apriamo una nuova settimana con il nostro preserale che in forma giorno ci intratteniamo con un ospite telefonico. Oggi, a dire del vero, sono due gli argomenti, perché avevamo già concordato qualche tempo fa, se ricordate, abbiamo avuto già il nostro ospite per parlare di un momento cruciale che riguardava i precari, che riguarda i precari, perché poi la soluzione ancora non è stata trovata a metà, insomma il problema è stato risolto perché il decreto salva precari è quasi a compimento, quindi dovrebbe essere di positiva risoluzione questa problematica, certamente sarà così e vediamo un po' che anno nuovo sarà e se poi col termine del prossimo anno 2017 riavremo gli stessi problemi, probabilmente sì, ma di qui a poco parleremo appunto di queste questioni specifiche. Ma la Lockheed in maniera particolare si sta ancora leccando le ferite per le avversità atmosferiche della settimana passata, sul finire in particolare, con danni notevoli. E quindi con l'occasione, ne parliamo appunto con il nostro ospite per vedere un po' anche nell'alta Lockheed cosa è accaduto e quali seri problemi sono stati registrati. Ma intanto per renderci conto di quello che in intero ambito territoriale è accaduto nello scorso fine settimana, abbiamo questo servizio riepilogativo. Ci colleghiamo con un punto critico che è Caraffa del Bianco, che rimane isolata da ieri sera, se non vado errato. Buonasera Assessore Mollace. Sì, buonasera a voi. Ci racconti Pino. Quanto sta accadendo e quanto è accaduto? Sì, ti posso dire che è iniziato a piovere di nuovo, quindi continua ancora questa emergenza. È da stamattina che stiamo lavorando sulla strada provinciale, quindi l'ingresso nel paese, dove un muro si è ribaltato nella strada, quindi il problema principale era liberare l'arteria per arrivare al paese, in quanto anche la strada di Casignana e l'altra, la Mandanici, erano chiuse. Senta, io non vorrei ricordare male, ma mi pare che dovrebbe essere il punto critico che anche lo scorso alluvione è crollato, vero? No, mi sbaglio. Questa volta sì, è da segnalare sempre sulla SP70, però. Quindi è una strada provinciale? Sulla provinciale che da Bianco sale a Caraffa, quindi siamo all'altezza più o meno dello svincolo Madonna delle Grazie, quindi l'entrata del paese. Quindi, ecco, queste sono le immagini che lei stesso ci ha inviato oggi. Questa la sto vedendo, esatto, questo è il curvone che entra nel paese. Il problema principale che non si vede bene, ma sopra ci sono delle civili abitazioni. Si passa da un paese all'altro, andiamo a Sant'Agata. Buonasera Stranieri. Buonasera a voi. Allora Domenico, com'è la situazione? Noi abbiamo fatto delle ordinanze anche perché stamattina era apocalittica la situazione, nel senso che eravamo completamente isolati. Poi siamo riusciti a sbloccare le vie anche per quanto riguarda le emergenze, per far passare qualche ambulanza in caso di necessità oppure vigile del fuoco. Abbiamo subito fatto un sopralluogo col maresciallo e con il vigile per capire le criticità e quindi abbiamo subito chiuso strade, messo in sicurezza alcune zone che erano pericolose. Avete dovuto fare degli sgomberi o no? No, sgomberi no, però c'è una frana attiva sotto il centro storico che è veramente pericolosa. Quindi è un rischio, so che voi avete per esempio l'ex locale del comune, della scuola, perdon, che era in condizioni abbastanza difficili perché c'è una frana in movimento, sbaglio? Sì, la scuola fortunatamente e preventivamente era stata chiusa e domani faremo dei sopralluoghi anche con il geologo. Fortunatamente i bambini sono nell'edificio comunale, sono al sicuro. Ecco, un ufficio oggi, molto sicuro. Oggi non sono venuti a scuola perché abbiamo chiuso oggi e domani. Per fortuna non ci sono stati incidenti a persone, anche se si è rischiato tantissimo. Meno male. In via Renella passavano delle persone stamattina, poi all'improvviso cede tutto un costone e si è rischiato veramente tanto in quella zona. Siamo stati fortunati, però è un territorio dissestato e abbandonato da tutti, sul quale bisogna intervenire seriamente. Allora, ci racconti cosa è accaduto e cosa sta accadendo sul suo comune? Diciamo che da stamattina c'è stata, alle 5:30 è arrivato il messaggio di allerta meteo e diciamo che hanno colpito nel segno, nel senso che i fiumi sono straripati, ci sono problemi, grossi problemi nella viabilità interna, soprattutto nelle frazioni di Lauro, Senole e Gioppo.
e la viabilità è veramente pregiudicata. Abbiamo riscontrato che moltissimi danni anche sulle varie strade provinciali si sono verificati perché c'è una scarsissima manutenzione delle strade, per cui a parte il discorso degli argini che diciamo sono crollati da diversi anni e purtroppo non si sono registrati sul territorio quegli interventi di messa in sicurezza, per cui noi abbiamo l'asta principale del fiume Giancio che attraversa il centro abitato di Platì che in alcuni punti è sguarnito di argini. Questa volta il maltempo ha risparmiato il centro abitato di Platì ma ha colpito le frazioni. No, ma a parte questo ci siamo, diciamo che nelle campagne c'è un'espansione della popolazione, per cui facendo questi nostri giri per verificare le situazioni abbiamo riscontrato che ci sono tantissime famiglie dislocate nelle varie frazioni. Cioè, sono isolate? Sono isolate ed hanno una situazione che è molto molto precaria. Intanto ci spostiamo a Gioiosa Marina, andiamo dall'assessore Coluccio. Buonasera Coluccio. Buonasera. Allora, io ho visto delle immagini davvero difficili e preoccupanti prima che erano in onda e arrivavano da Gioiosa Marina. Cosa è accaduto e cosa sta accadendo? Perché ancora il temporale si è un po' allentato, però è ancora forte. Sì, diciamo la situazione è abbastanza critica. Abbiamo numerosi allagamenti negli scantinati e nei piano terra. Poi abbiamo gli accessi a lungomare, i due sottopassi che sono allagati sono stati chiusi. E poi abbiamo l'ingresso di via Sì, assessore, la invito a tenere il microfono più vicino al telefono. Sì. C'è la voce più vicino. I due sottopassi di accesso al lungomare allagati e li abbiamo chiusi. Poi abbiamo l'ingresso di via Sant'Anna che è stata anche chiusa. Poi l'ingresso al lungomare è cronico perché ogni anno, ogni volta che piove, puntualmente abbiamo la strada provinciale Junchi per colpa di una frana anche chiusa. Insomma, una brutta carta da pelare stasera, no? Cosa sta accadendo sul territorio? So che avete avuto molti danni. Stiamo cercando di monitorare e di tenere sotto controllo il territorio, tenendo presente che Caulogna è il paese più vasto, un entroterra vastissimo, quindi in questo momento noi non sappiamo quali sono i danni sul territorio. Abbiamo il centro abitato di Caulogna Marina completamente allagato. Ecco, mi riferiva l'assessore Cavallo che la zona lungomare è costantemente sempre allagata, però ci sono delle zone, dei danni nella zona della torre, mi pare. Sì, sì, abbiamo delle zone, pure Basina, zona Basina. Ecco, abitazioni allagate anche. Sottomare con richieste di interventi, di abitazioni allagate, insomma. E che quindi c'è anche una frana in atto, mi pare, dove avete avuto quegli sgomberi. E poi abbiamo due zone, una nel centro storico e in via Caraffa, che sono due zone che ci portiamo dietro dalla precedente alluvione del novembre del 2016, insomma, del 2015. E quindi sono due zone che ci fanno stare allerta, insomma, preoccupati, insomma, perché sono due zone molto delicate. E quindi queste piogge potrebbero veramente, come dire, peggiorare quella situazione. E allora, la situazione, so che avete avuto danni grossi, anche voi. Guardi, partiamo dalla centro storico, dalla parte, dalla sede del paese, che abbiamo veramente problemi, la viabilità interna è distrutta. Abbiamo le aziende agricole e zootecniche veramente in ginocchio, con allagamenti e distruzioni di coltivazioni in mente di bergamotto, arancete, oliveti. Qui al centro abbiamo la viabilità interna che è distrutta completamente, le strade interpoderali, le vie comunali veramente non esistono più. E stamattina ci siamo ritrovati isolati con due grosse frane, una dal lato che ci collega a San Luca e l'altra è quella che ci collega agli altri paesini, con due crolli importanti, e abbiamo provveduto alla rimozione fino alle prime ore del pomeriggio, ancora c'erano i mezzi che lavoravano per liberare la viabilità per un eventuale pronto soccorso di persone in difficoltà. E poi la zootecnia, vi dicevo, è a terra, è in ginocchio perché molti capannoni sono allagati, molte coltivazioni sono andate distrutte. E abbiamo ancora avuto, se quello si può considerare, ancora sul comune, la sede del comune, che è già stata resa inagibile dai commissari, e ancora con altri crolli e altre difficoltà.
Poi la contrada Palazzi viene da piangere, sinceramente. Guardare la Villa Romana in queste condizioni veramente... Ha subito danni la Villa, Sindaco. Infatti si è allagata la Villa, si è allagato il perché il Rambotta è esondato e l'esondazione del Rambotta ha dato veramente un disastro dentro la popolazione della contrada Palazzi. Cioè è un fiume adiacente alla Villa di Casignana, giusto? Esatto, la frazione Palazzi è adiacente alla villa romana di Casignana e là veramente tutta la viabilità è messa veramente in ginocchio e molte abitazioni allagate e molta gente che veramente piange il cuore. Io da stamattina per 6 mesi che sono in giro, sto rientrando adesso e abbiamo provveduto a porre riparo ad eventuali rischi veramente per l'incolumità pubblica. La 106 è rimasta allagata, ringrazio l'ANAS perché sono intervenuti prontamente assieme a noi, perché noi siamo un po' distribuiti, abbiamo cercato di provvedere un po' a tutto il territorio tra Casignana e la frazione Palazzi. Sono problemi molto seri di allagamenti, ci sono problemi soprattutto nel retroserra verso Pardesca, ho dovuto bloccare la strada provinciale Bianco Pardesca, ci sono problemi che riguardano anche La strada verso Pardesca è chiusa? Bianco Pardesca è chiusa, bisogna per andare nel paese Galappa Sant'Agata bisogna andare dal vivo della 106 vicino a. Ho capito, quindi oltre Bianco praticamente. Sì, oltre Bianco. Prego, prego, racconti pure, Sindaco. E no, niente, la ferrovia è ceduta all'altezza, tra Bianco ed Aprico, tra 1,5 km dalla stazione ferroviaria di Bianco. Che quindi i treni non ci sono al momento, giusto? No, pronto? Situazione ferroviaria, i treni non camminano? No, ancora la linea è chiusa, i lavori sono in corso, credo che se riescono tutta la nottata un po' a riaprire, però attualmente la strada ferrata è chiusa. Africo che ha subito una devastazione terribile tra ieri e oggi. Sì, ci sono stati parecchi danni, come abbiamo fatto presente stamattina alla riunione dei sindaci, ovviamente ci sono stati parecchi danni, tra cui il crollo di un muro sulla statale 106, alcuni allagamenti sia nelle abitazioni sia nel plesso scolastico, e c'è stato qualche movimento di terra in qualche ponte. E ci sono stati anche danni alla strada, ovviamente, e qualche palo della luce è caduto a terra. Sinceramente non pochi danni, ovviamente. Un territorio colpito, voi vi siete appena insediati, no? Siamo insediati da almeno da pochi giorni e già abbiamo dovuto fare la conta dei danni per colpa dell'alluvione. Abbiamo iniziato così. Non le dico prova del fuoco, ma prova dell'acqua in questo caso, perché insomma questo è Africo, se non sbaglio, giusto? Abbiamo superato quella del fuoco e adesso cercheremo di superare anche quella dell'acqua, sicuramente. Ah, un attimo solo, abbiamo avuto notizia di una persona che era rimasta intrappolata in un fiume con la macchina. Come sta? Sì, un giovane panettiere, era lì, si trovava per motivi di lavoro e poi è stato tutto ad un tratto colpito dal fiume e quindi è stato dovuto, cioè l'hanno dovuto portare. Ecco, quella la macchina, la stiamo vedendo in questo momento. Torniamo un attimo indietro, regia. C'è la macchina dove all'interno c'è questa persona che riesce a saltar via prima che la macchina venga. Fortunatamente è uscito a saltare fuori, l'abbiamo contattato, sta bene adesso e siamo contenti di questo. Allora, ci sono i due sottopassi che vanno sul lungomare chiusi, o sbaglio? Zirgone, sì, anche. Ci sono dei sottopassi chiusi, ma questo per una questione di sicurezza per chi vuole attraversare inopportunamente il sottopasso o qualcosa, è giusto chiuderli, metterli in sicurezza. Ci abbiamo un leggero trasporto
di sabbia fine lungo i torrenti, ma non, in questo momento non abbiamo. Mi permetto di segnalarle che la Trastevere è piena di materiale. No, che non è piena, la Trastevere ha un leggero trasporto di 30-40 centimetri di trasporto soldo, si tratta di sabbie che sostanzialmente ancora oggi lasciano un franco abbastanza elevato, diciamo ancora oggi non c'è un vero e proprio problema. Bene, eccoci tornati in studio ed ecco il nostro ospite, lo salutiamo così vediamo un po' se ci sente, Antonio Trifoli, responsabile LSU Locride. Buongiorno Trifoli. Sì, ciao, buona giornata Pino. Benissimo, allora mi sente, allora possiamo cominciare la nostra conversazione che non può che partire da quella che è stata l'attualità cocente dello scorso fine settimana con questi eventi alluvionali. Beh, è stata un'alluvione, precipitazioni eccezionali anche in quel lembo di terra, l'Alta Locride, lì quanti danni si sono contati, Trifoli? Si sono contati numerosi danni, anche veramente, veramente, anche se dobbiamo ringraziare il fatto che dal punto di vista dei danni alle persone non ce ne sono stati, ma danni al territorio e grossissima paura fra tutti i cittadini, moltissima. Sì, stiamo parlando di Alta Locride, Trifoli e di Riace, quindi Riace e altri centri vicini, sappiamo essere centri collinari, quindi dove gli smottamenti sono purtroppo frequenti. Certo, certo. Noi certo. Colleghiamoci al discorso perché questa sera noi parliamo con lei anche e soprattutto di precari. Precari LSU che hanno avuto un ruolo anche qui fondamentale, perché sono quelli che insomma si sono rimboccati le mani, che sono presto intervenuti. Certo, certo Pino, perché poi alla fine ad essere utilizzati, ad intervenire quando succedono queste loro cose, nella stragrande maggioranza dei casi sono proprio poi i precari LSU e LPU che ormai nei nostri comuni vengono utilizzati negli svariati modi, soprattutto per quanto riguarda poi la parte operativa, sia da un punto di vista amministrativo che poi sul territorio. Noi ripetiamo sempre le stesse cose, ma forse giova farlo perché ormai hanno ruoli strategici, sono fondamentali in ogni comparto. Sì, io non mi stancherò mai di ripeterlo, ma nemmeno perché noi. Poi alla fine si parla di precari, ma si parla poi di ormai di persone che sono funzionali al funzionamento tipico degli enti comunali. Quindi precari sempre tra virgolette, Pino. Sì, una volta si era partiti, proprio all'inizio si era assistiti quasi delle palle al piede, poi a fianco, a sostegno, strette collaborazioni. Tant'è che si è arrivati a un certo punto, cioè all'oggi, no? In cui sono fondamentali, sono loro i principali artefici della macchina burocratica locale, no? Certo, quella calabrese, certo, che fa funzionare i nostri comuni, ma le nostre istituzioni, i nostri enti. Quando veniamo considerati dei precari, perché i precari sono delle persone che vengono utilizzate per un certo lasso di tempo per poi naturalmente essere o stabilizzati o sostituiti perché non servivano in quel posto. Ma persone che lavorano dal 1995 nei nostri comuni non possono essere considerati dei precari, sono ormai funzionali a quell'ente, a quel servizio che erogano, ovviamente. Ogni anno si ripetono anche gli stessi umori, no? Quando si è a settembre, ottobre, non si sa che fine si fa, poi arriva sempre la scialuppa di salvataggio, come dire, il salvagente, no? Da parte del governo centrale, questo, anche quest'anno col decreto salva precari. Ma io su questo l'abbiamo sempre detto come gruppo di lavoratori, come rappresentanti dei lavoratori. Purtroppo noi scontiamo il fatto di essere in delle regioni in cui tenere delle persone nel limbo, cioè in una situazione di non saper che fine faranno, giova soprattutto a chi sta al potere, perché è ovvio che avranno sempre un'arma in più, un potere, certo, contrattuale in più verso queste persone da utilizzare anche e soprattutto in occasione delle tornate elettorali. Le campagne elettorali, certo. Ma è normale, ormai questa è una cosa scontata, è avvenuto anche quest'anno purtroppo con il referendum costituzionale in cui non voglio naturalmente entrare perché non mi interessa, perché a me interessa solo la questione del lavoro, ma purtroppo anche il referendum costituzionale è entrato poi nella nostra situazione. Comunque per quanto riguarda il 2017 dovremmo esserci, no? Questo salva precari poi salverà effettivamente i precari. Quest'anno siamo d'accordo?
quest'anno è stato inserito i famosi 50 milioni che servono per poter continuare, sono stati inseriti nella legge di stabilità, sì. Legge di stabilità che ha avuto il primo passaggio alla Camera e che avrà poi il secondo passaggio al Senato dopo l'elezione referendaria. Sì, che comunque sarà ancora valido perché comunque vada, comunque ci sarà ancora il Senato. Benissimo, e poi ovviamente per rispettarsi con gli stessi problemi l'anno venturo, giusto? Sì, perché questo è un modo sempre di rimandare di anno in anno la problematica. Io vorrei che finalmente, così come dico in tutti gli anni in questo periodo, che soprattutto dalla Regione Calabria partisse un grande processo di stabilizzazione, nel senso di un progetto serio da presentare al governo nazionale affinché questa problematica venga risolta definitivamente. Certo, perché altrimenti ci ritroveremo poi ogni anno dover sperare che... voi state già lavorando in questo senso. All'alto per mettere dei soldi. Voi state già lavorando in questo senso perché anche il vostro stesso comitato, io vi rimproveravo qualche anno fa di ricompattarvi soltanto in occasione di certe scadenze. Ora sono dei comitati, il vostro è un comitato permanente che lavora 365 giorni l'anno. Noi da anni che stiamo cercando di incontrare, che incontriamo chi è deputato dove risolvere la nostra situazione, quindi sia esponenti del governo che esponenti della regione, nonché i sindaci che dovrebbero farsi carico ovviamente di rappresentare verso le più alte istituzioni la nostra problematica, con delle soluzioni che noi abbiamo messo nero su bianco. Il problema è che non si vuole dare corso a questo tipo di interventi, e secondo me il motivo è oggi, oltre naturalmente alle varie problematiche riguardanti alle leggi nazionali, è anche quello che ti dicevo prima, una volontà politica di tenere nel limbo delle persone che poi diventano un bacino di voti. Ma adesso basta, dopo 20 anni si è giunto il momento di risolverla questa questione. Va bene, intanto per quanto riguarda il prossimo anno dovrebbe essere risolta la faccenda, poi sarò io stesso a stimolarvi con l'inizio dell'anno venturo per mettervi subito a lavorare perché questa questione venga definitivamente, con la stabilizzazione, definitivamente risolta. Cambiamo argomento, Trifoli. L'ultima cosa che ti volevo dire, se vanno tutte bene le cose, questo sarebbe il terzo anno di proroga. La legge dice che i contratti a tempo determinato non possono essere reiterati per più di 3 anni, quindi una soluzione bisogna poi prenderla definitivamente. Sì, anche quello, sì. Cambiamo repentinamente argomento, rimaniamo in quell'ambito territoriale, Riace, perché sappiamo pure gli argomenti più importanti la scorsa settimana, con gli stessi apriamo questa nuova settimana di informazione anche al nostro canale, la radioattività. Tutto il rumors creato. Questo è un altro argomento che. Tutto il rumors creato dalla presenza delle iene. Voglio farla iena questa sera e dire che anche nella sua comunità Riace c'è un'alta incidenza tumorale. Sì, fra gli abitanti della comunità e del circondario, dei paesi vicini, ultimamente si sta veramente verificando un alto tasso di incidenza per quello che sono i tumori. Sì. E ciò è in una maniera veramente esponenziale, in una maniera sta diventando drammatica, sta colpendo anche numerosissime persone giovani, di giovane età, quindi io penso che sia giunto il momento un po' che noi tutti i cittadini un pochino pretendiamo cercare di capire, creare comitati anche a questo proposito, di cercare di capire, è giusto che chi di dovere si occupi di questa cosa e faccia delle indagini più approfondite, stilando naturalmente quel famoso registro dei tumori di cui si parla da anni e che non viene mai stilato, ma soprattutto con dei controlli più appropriati per vedere se il nostro territorio sia stato oggetto di abbandono magari di rifiuti radioattivi che oggi, dopo tanti anni, stanno portando delle conseguenze drammatiche. Senza aspettare che vengano dalle iene poi a dirci che vi sta capitando. Io il fatto, sì, sono delle trasmissioni che servono, però poi
Non dovrebbero essere queste trasmissioni a dover far smuovere le, diciamo, le acque, sì, sì. La salute dovrebbe essere garantita dalla Costituzione, quindi creare chiarezza, controlli, chi di dovere, controlli se effettivamente ci sono delle pericolosità oppure siamo una zona sfortunata solo per caso. Cosa che a cui io non è che creda tanto. Che, ecco, quindi ben vengono certi comitati spontanei di cittadini che si occupino tutti quanti assieme di queste vicende, discorso dei precari, discorso della detettività, discorso del dissesto idrogeologico e quant'altro. Quindi sì, i giovani questo dovrebbero fare, in ogni comunità ci dovrebbe essere un comitato come il vostro, vero? Perché singolarmente diventa tutto più difficile e complesso. Certo. Va benissimo, allora bene così, abbiamo esaurito il tempo che avevamo a disposizione. Trifolo, ora come promesso ci sentiamo agli inizi del nuovo anno per capire un po' se potrebbero essere delle novità per quanto riguarda i precari per la prossima novità, d'accordo? Noi subito dall'anno prossimo, dall'inizio dell'anno prossimo, esatto, ci mobiliteremo perché adesso è giunta l'ora di senza poi aspettare settembre e novembre per piangersi assolutamente, addosso. Assolutamente, perché penso che sia giusto adesso chiudere definitivamente questa partita. Benissimo, grazie Trifoli e a presto sentirci. Grazie a te, grazie, sempre disponibile per la nostra problematica. Sempre. Allora, grazie anche a voi amici, ogni sera dalle 20 in poi, 20 e 30 sul nostro canale Fatti e Misfatti. A domani.